benvenuti, buonasera, Maurizio Poli, un'altra puntata di Restart, interessantissima, una puntata che prelude poi alle repliche che partiranno di Restart, il format termina da questo punto di vista con gli ospiti, poi in estate vi terremo compagnia sempre il mercoledì, sempre alle 18.30, con tutti gli ospiti, gli imprenditori, le aziende che sono stati ospiti di Restart, per poi rivederci questo autunno. Come al solito non sono da solo. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i nostri telespettatori che ci stanno seguendo sia in streaming al sito www.welltv.eu sia in diretta canale 810 di Sky. Diamo il benvenuto alla nostra ospite in studio, dottoressa Giusy Biondelli, buonasera, educatore e consulente finanziario. Buonasera Giusy. Buonasera Giusy. E allora chi abbiamo come ospite questa sera? Abbiamo il dottor Paolo Intermite, CEO e General Manager della società Blue Line Company S.P.A. Benvenuto, benvenuto. Benvenuto. Buonasera. Buonasera. E grazie dell'invito. Io con il dottor Paolo posso darti del tu, Paolo, abitualmente. Prego, prego Maurizio. Senza nessuna mancanza di rispetto a un manager così importante. Mi fai un profilo un attimino di certo. Dottor Paolo? Vanta una pluriennale esperienza nel settore private equity. Cosa vuol dire? Private equity, dopo ti dice tutto la Giusy. Ok. In primaria istituzioni nazionali e internazionali, ha investito circa 150 milioni, ritornando agli investitori più di 250 milioni. Quindi questo è un ruolo molto importante. Esatto. Complimenti. Poi, e questo aspetto Grazie. Qui di reinvestire nel territorio, reinvestire nelle imprese e ridare energia alle imprese è dato da questi manager, vero Giusy? Private equity cosa vuol dire Giusy? Il private equity è quella finanza, quella parte della finanza che investe nelle aziende. Equity sta per azionario, per la parte azionaria, quindi investimenti entrando a far parte del capitale sociale delle aziende. Private perché avviene direttamente, quindi sono fondi che investono direttamente in aziende. Solitamente avviene in aziende non quotate, quindi comunque che devono essere accompagnate alla quotazione. In questo sta il private equity, quindi investimenti diretti di fondi all'interno delle nostre aziende. E cosa investono questi fondi? I capitali, quindi i risparmi che riescono a raccogliere dai risparmiatori. Possono essere private equity che investono solo a livello istituzionale oppure anche la parte retail, dipende dalla tipologia di private equity. Grazie Giusy sempre Grazie per mille. L'arco di educazione finanziaria. Dottor Paolo, è qui per la Blue Line Company. Cosa fa questa Blue Line Company esattamente? Noi siamo i principali player sul mercato italiano del trading di salmone. Siamo, diciamo, nell'intermezzo tra il cliente, che nel caso specifico sono le principali catene della GDO, e gli produttori, che possono essere direttamente gli allevatori di salmone, nonché i cosiddetti affumicatori. Tra i nostri clienti possiamo nominare, come dicevo, le principali insegne del settore della GDO. Cioè, giusto per fare qualche nome, noi siamo fornitore storico, perché per poter entrare nell'anagrafica di questi player non è banale. Quindi possiamo annoverare l'Esselunga, la Coop, la Conad, la Bennett, la stessa Ali. Ci manca veramente qualche player per avere una copertura a 360 gradi su tutto il territorio nazionale. Al momento siamo un player però domestico, perché visto il prodotto che trattiamo, essendo un prodotto fresco, lavorare anche su un tema di esportazione non è banale in termini organizzativi, ma ci stiamo attrezzando. Non vi sento. Penso che ci sia un maggior consumo di salmone, penso. Sì, questo è corretto, Maurizio. Storicamente il salmone, soprattutto quello affumicato, era considerato un prodotto altamente stagionale, i cui consumi si alla parte finale. A Natale, correttissimo. C'è invece, stiamo osservando e lo sto osservando a partire da un anno, da quando ho assunto la carica di direttore generale / amministratore delegato della Blue Line Company,
un tema di destagionalizzazione, quindi un macro trend che ci consente di poter incrementare le vendite anche nel corso, diciamo, di quei mesi che prima erano considerati, passatemi il termine, un po' di stanca. E questo macro trend si associa con un prodotto che è considerato, devo usare il termine perché fa bello, il termine anglosassone, healthy food, soprattutto da parte delle nuove generazioni, ma parallelamente c'è anche un tema di rispetto dell'ambiente, cioè perché a differenza di altre, diciamo, categorie proteiche, l'impatto e le emissioni nell'ambiente circostante sono molto ridotte. Per cui noi abbiamo da un lato il prodotto che fa bene alla salute, dall'altro lato abbiamo un prodotto che impatta poco in termini proprio di produzione sull'ambiente. È un tema che, un fil rouge che si collega con le altre imprese che abbiamo avuto ospiti, il tema dell'SG, vero Giusy? Sì, il tema della sostenibilità. Sostenibilità, la sostenibilità dei prodotti, quindi un tema collegato anche a tutto il tema della sostenibilità ambientale e poi che si ricollega alla catena poi del food, vero Giusy? Quindi... Sì, infatti l'attenzione di non sfruttare troppo l'ambiente piuttosto che l'attenzione delle emissioni di CO2 nello svolgimento della propria attività, piuttosto che l'attenzione per l'ambiente nel fare, in quello che è la pesca del salmone, è assolutamente importante perché determina la sostenibilità del business, quindi senza andare a stressare troppo l'ambiente in cui siamo inseriti. Il rispetto per l'ambiente, che è un tema ormai di attualità fondamentale, importante, ma che lo sarà sempre di più proprio perché quelli che sono anche le linee guida europee nell'ambito del Recovery Plan sono linee guida che vanno in quella direzione, quindi nella direzione della sostenibilità ambientale, della sostenibilità in generale come progetto di business. Quindi, dottor Paolo, voi siete già instradati verso essere una B Corp, nel senso una, come dice Giusy esattamente, una... Allora, in realtà la B Corp non è sinonimo di benefit, ma è, diciamo, i principi sottostanti alle società benefit è appunto la sostenibilità e quindi avere i requisiti di sostenibilità del business. E diciamo che è un po' l'anticamera proprio di quelli che sono i filtri, diciamo, o comunque l'analisi dei requisiti delle società ESG, e questo è importante assolutamente. Avete questa tendenza di andare verso queste società benefit come azienda, vero dottor Paolo? Perché ne avete le caratteristiche. Assolutamente, assolutamente Maurizio. Certo, e ci stiamo anche attrezzando, i nostri investimenti sono sempre diretti verso questa direzione. E oltre alla materia prima, cioè per noi è un filone nuovo che ci darà, secondo me, grosse soddisfazioni, riguardo soprattutto il tema anche della sostenibilità di tutto il packaging del prodotto. Cioè riuscire a fare un pack ecosostenibile e biodegradabile, cioè è una strada dove i principali player, tra cui il sottoscritto, si stanno attrezzando e su cui stanno lavorando. Questa è una direzione molto importante, su cui cioè una piattaforma di lavoro su cui ho attenzionato parecchio tutta la mia struttura. Anche perché, non rubando del mestiere, lo sa benissimo che gli investitori saranno invogliati, Giusy, a investire in società ESG. Sì, società... L'attenzione oggi del mondo della finanza è verso quel tipo di società, perché sono società che sono destinate a crescere, società ad essere destinate di fondi, cioè significa che verranno sostenute anche nell'ambito dell'economia, nell'ambito delle iniziative dei vari soggetti istituzionali. Stiamo parlando dei governi centrali, stiamo parlando appunto di recovery plan. Quindi sono principi cardine, come dicevo prima, sono davvero i principi fondamentali sul quale fondare e sviluppare nel futuro la continuità del business d'azienda. Complimenti, dottor Paolo. Ma dove abbiamo visto prima il filmato, che ringrazio la regia. Gli allevamenti, dove li avete voi esattamente di questi salmoni? Dove sono? Allora, il salmone a livello mondiale, sì, parlo soprattutto dell'allevamento, si concentra per quanto riguarda le Americhe, l'Alaska e il Cile.
Però Ah. diciamo che la casa del salmone è l'Europa, il Nord Europa, quindi dall'Islanda alla Scozia alla Norvegia all'Inghilterra. E lì noi abbiamo tra Norvegia, Islanda e Scozia abbiamo i principali fornitori che sono i nostri, che sono gli allevatori barra affumicatori. Quindi c'è tutta una catena del benessere del cibo che poi arriva sulla tavola del consumatore con una filiera controllata, con dei produttori controllati, gli affumicatori che poi sono la conseguenza della conservazione. Adesso va di moda molto il salmone al naturale perché nei bar, finger food, perché i ristoranti fanno questo, lanciano, eccetera, eccetera. Il salmone lo troviamo un po' dappertutto e questo è un bene anche per quanto riguarda il consumatore, perché abbiamo sempre una catena controllata, vero dottore? Assolutamente, se posso aggiungere, noi siamo antibiotic free, never frozen, quindi il tema del non essere congelato risulta utile perché vengono mantenute al 100% tutte le qualità organolettiche del prodotto e Quindi tutto viene trasportato una qualità ad atmosfera controllata. elevatissima, quindi stiamo parlando di qualità elevatissima, perché Veramente alta. questo permette anche come siamo usi qui a dire, restart, a una ripartenza anche di tutti i settori che sono stati chiusi dalla pandemia, e parlo di ristoranti in tutti i livelli, e sto parlando anche di bar, di spiagge dove si vengono fatti questi finger per gli aperitivi, e quindi Catering, Catering, brava, brava vero. Hilda, catering, la ripartenza totale utilizzando questi prodotti che sono di altissima qualità, controllati e una qualità eccelsa. Quindi la mano italiana c'è sempre da questo punto di vista, perché l'impronta dell'impresa è italiana dell'azienda, vero dottor Paolo? Assolutamente, 100% italiano, anche se suona un po' strano, un made in Italy sul salmone, però ci difendiamo bene. Noi e qualche altro player siamo abbastanza bravi, cioè nel garantire un'elevata qualità del prodotto associata anche ad un'elevata qualità del servizio. Cioè banalmente, se posso spendere un minuto, cioè questo settore esiste. Perché è difficile fare una programmazione sul fresco a lungo termine. Noi e qualche altro player ci riusciamo e quindi la GDO è disposta a pagare un prezzo per questo servizio. Anche Cioè, banalmente, noi siamo tra i più bravi in Italia a fare sul fresco salmone affumicato l'A per B, che vuol dire oggi ordine, domani consegna. Caspita, un just in time incredibile, anche perché Su un prodotto che mi arriva comunque dal Nord Europa. quindi cioè, non è come dirlo, non è come dirlo, perché la GDO che non fa magazzino e vende just in time non è poco, gli fate un servizio dal punto di vista anche di logistica non indifferente. Quindi c'è tutto, oltre che la gestione dei prezzi, della qualità e della gestione prospettica dell'andamento del prezzo, perché è quello che lei fa, perché ci sarà sicuramente questo aspetto, è molto importante quello che fate voi per la GDO. Quindi vi distinguete sul mercato con queste, diciamo, best practice che non sono da poco. Corretto. Io direi che una domandina però è d'obbligo sull'andamento del bilancio, e sarà stato appena chiuso. Come lo reputa quest'anno l'andamento del bilancio, dottore? Positivo, positivo perché essendo sbilanciato sulla GDO, ahimè, a causa chiusura anche di tutto il mondo della ristorazione, la gente ha comprato solo della GDO, quindi i miei volumi sono aumentati e continuano ad Chiaro. aumentare. Questo è molto positivo anche nel primo semestre del 2021. Se posso dare qualche cifra, il bilancio 2020 si è chiuso con un più 6, qualcosa sul 2019, mentre la semestrale, di cui sono già, diciamo, a conoscenza di quello che è la prima linea del conto economico, ossia del fatturato, abbiamo fatto un più 20% rispetto all'identico periodo dell'anno precedente. È Quindi andato veramente bene. è un buon capitano di questa nave lei, perché ha preso in mano il timone, quindi come capitano di questa nave di salmoni, lei mi sta guidando nei mari, non dei sargassi, ma dal punto di vista imprenditoriale molto bene. Fatturato, se posso chiederlo?
Noi abbiamo chiuso a 25 milioni nel 2020, abbiamo tendenziali 30-32 sul 2021. Quindi complimenti per il salto quantico dal punto di vista su un prodotto così difficile anche da poter gestire, sia per la qualità, sia per i prezzi, sia per l'andamento del Certo, mercato. Complimenti, dottore, per la gestione grazie. imprenditoriale. Giusi, ma essendo lui un manager che non segue solo queste imprese, ne segue altre, come un manager di questa levatura può proteggere la sua persona? Che strumenti ci sono dal punto di vista finanziario per la protezione del Beh, manager? innanzitutto direi che Blue Line dovrebbe proteggere il proprio manager, visto e considerato che da quando appunto raccontava che è diventato direttore nonché amministratore unico, l'azienda ha avuto comunque degli andamentali positivi, cioè di crescita. E quindi prima ancora di proteggere se stesso, sarebbe l'azienda che dovrebbe proteggersi dal rischio di perdita di un manager in questo caso. Ovviamente poi dopo singolarmente ogni manager dovrebbe proteggersi, ma nel senso proteggere la propria famiglia in realtà, non tanto se stesso, ma tutelare la propria famiglia da quelli che possono essere in primis il rischio dell'esercizio della professione, quindi il dottore interprete che in qualità di manager, comunque di persona, di esponente aziendale della Blue Line, comunque è responsabile con il proprio patrimonio personale per il ruolo che svolge. Quindi, se un manager deve pensare a proteggere la propria famiglia, deve pensare comunque a pianificare e a proteggere il proprio patrimonio in un determinato modo. Abbiamo parlato diverse volte di polizze di investimento, quindi di tutte le caratteristiche del contratto giuridico, oppure ancora prima di proteggere il patrimonio che si è costruito, anche solo proteggere la propria famiglia dal rischio, ahimè, non voglio essere quella che parla di cose negative, ma è la vita. Dal rischio di una primorienza, quindi la propria famiglia, magari se ci sono dei figli minorenni, piuttosto comunque dei figli che devono terminare il proprio percorso, sicuramente un manager dovrebbe pensare al fatto che in caso di sua assenza, la propria famiglia, oltre al dolore, dovrebbe comunque poter continuare in termini economici e in termini patrimoniali, dovrebbe poter continuare quelli che sono i progetti della famiglia, i progetti di crescita dei figli. Quindi questo assolutamente attraverso ad esempio, una temporanea caso morte proprio per coprirsi dal rischio di primorienza. Insomma, ci sono vari livelli di protezione, Maurizio, dipende sempre qual è il nostro obiettivo. Hai visto Ilda cosa vuol dire protezione patrimoniale? Spiegata in termini semplici, termini complessi. Vero? Il dono della Giusy è rendere semplice, non semplicistico, in semplice E termini complessi. comprensibile. Poi dopo le cose vanno sempre approfondite, però a me piace rendere anche comprensibile la possibilità di fare dei piccoli passi, dei piccoli interventi. Non bisogna fare tutto in una volta, se non ce lo possiamo permettere subito, possiamo pianificarlo, però davvero le persone innanzitutto devono avere la possibilità di valutare questo tipo di protezioni, questo tipo di pianificazioni. Di sapere che esistono appunto gli strumenti Esattamente, per esattamente, perché a volte proteggersi, uno non è vero. conosce, primo non conosce i rischi a cui è esposto. Perché questa è la prima parte, quindi non c'è la percezione del rischio. Fatta la percezione del rischio, bisogna anche fare le opportune valutazioni per mitigare questo rischio. Grazie, Bene, Giusy. grazie Giusy, ma Ilda, hai una domanda tu per il dottor Paolo? Sì, volevamo sapere appunto se la distribuzione avveniva solo in Italia o all'estero o quali progetti futuri avete in essere. Sì, al momento la distribuzione è solo sul mercato domestico, con l'obiettivo di migliorare la cosiddetta ponderata, cioè sia in termini geografici sia in termini di numerosità dei clienti. Grazie, io sono anche un operatore con logistica integrata, per cui ho come controllata una società al 51% che svolge attività di produzione, ossia di affumigazione. Attraverso quel hub produttivo vogliamo partire con un discorso di internazionalizzazione della base vendite. Da prima andare sul mercato, chiaramente UK, successivamente cercare via via di espanderci in determinati canali della GDO, sia del mercato francese che del mercato tedesco. Sono questi più o meno i mercati più importanti a livello europeo. Tenendo comunque presente che il salmone è un prodotto, cioè soprattutto quello che vendiamo noi, con un prezzo al chilo abbastanza elevato. Poi varia a seconda della qualità e della grammatura, ma comunque stiamo parlando di una commodity che ha un certo prezzo. Anche, però c'è la tendenza, dottore, la fermo,
le famiglie, chi spende, spende qualcosina di più, ma vuol sapere la storia, la carta d'identità del cibo per avere un cibo sostenibile, ecosostenibile nella tavola e di qualità. La tendenza del mercato è questa. Ci stiamo lavorando, esatto, ci stiamo lavorando nel comunicare il nostro prodotto, nell'aumentare le vendite, soprattutto a marchio nostro. Perché il grosso del fatturato, circa un 70% al momento, è col marchio dell'insegna, l'Esselunga, la Conad e quant'altro. Il resto invece è col mio marchio. Il mio marchio è il marchio Salty Food, marchio storico, presente sul mercato da 25 anni. E quindi questo percepito di qualità, la gente secondo me deve arrivare nel momento che va nel supermercato o in qualche canale alternativo, cioè per comprare il salmone della Salty Food. È lì che dove voglio arrivare io, cioè nel percepire attraverso il marchio l'elevata qualità di prodotto che io offro. Naturalmente prego. Le dico questo, dottor Paolo, perché come sponsor abbiamo Agrivere, questa piattaforma di aziende agricole che metteranno i loro prodotti sulla piattaforma, e sarà mio piacere magari presentarla ad Agrivere col suo prodotto, il suo marchio, perché magari prodotti di nicchia del salmone messi su questa piattaforma, che per adesso si espanderà qua in Lombardia con ambizioni di questi ragazzi giovani di espandersi un po' dappertutto, quindi di fare i primi passi magari come sogno di Restart, di mettere in comunicazione queste due aziende molto importanti, di una piccola ripartenza anche su questi prodotti di nicchia che possono arrivare sulla tavola delle famiglie o di un ristorante particolare che può acquistare sulla piattaforma i vostri prodotti. Sarà un mio piacere. Bella iniziativa, grazie. Perché credo nelle relazioni, Giusy, credo nelle interconnessioni. Beh, sicuramente il reinventarsi è stato un po' il principio dell'ultimo anno, no? Dell'ultimo anno e mezzo, in cui questa pandemia ci ha costretti anche a ripensare un po' la nostra quotidianità in maniera diversa, in maniera alternativa, senza per questo dover sacrificare, visto che sacrificavamo già la socialità, dover sacrificare in termini di qualità. Quindi la nascita di queste piattaforme che ci hanno permesso di avere le nostre bevande preferite, i nostri cibi preferiti, le nostre scelte preferite direttamente a casa, ci hanno aiutato a rendere anche meno difficile la costruzione all'interno delle mura domestiche, che all'inizio poteva essere anche più piacevole. Diciamo che poi lungo andare è diventata quasi una costrizione, e questo anche psicologicamente ci ha messo a dura prova. Quindi sicuramente avere la possibilità di avere questi no, i nostri prodotti di qualità, le nostre scelte, ci aiuta anche a vivere un po' meglio, ecco, nella speranza che però nel futuro certi prodotti li potremo degustare invece anche all'esterno e anche in posti più piacevoli rispetto a casa nostra. Ilda, cosa abbiamo? Abbiamo 60 secondi di psicologia con la nostra dottoressa Agnese Scappini. Perché dunque ti spaventi? Agli uomini accade quel che accade all'albero. Tanto più in alto e nella luce vuole ascendere, con tanta più forza le sue radici si spingono dentro la terra, verso il basso, nel profondo, nel buio, nel male. Scrive Nietzsche in Così parlò Zarathustra queste righe, e a questo proposito lo collego a un principio importantismo di Ermete Trismegisto: nella vita tutto è corrispondenza, ciò che è in alto è in basso. Ogni movimento esige la sua controparte. Ogni cosa, perché rimanga in equilibrio, è formata dai due opposti, e gli opposti sono nello stesso luogo. Allora per questo non possiamo aver paura delle ombre se vogliamo la luce. Agnese Scappini, @libero per contattarmi. 60 secondi di psicologia finisce qui. Dottor Paolo, come vede, abbiamo sempre un piccolo ospite che ci arriva a trovare. L'aspetto della psicologia per i manager, per le imprese, abbiamo dato una connotazione alla puntata con questi 60 secondi di psicologia che ci aiutano a ritrovare alcune, in questo caso, radici per riflettere anche sull'aspetto psicologico, come diceva giustamente prima la Giusy. Sì, assolutamente. È stato, diciamo, l'altra faccia della medaglia, oltre all'emergenza sanitaria, è stato l'aspetto psicologico, psicoemotivo, aggiungerei. Ma il dottore è stato immerso nel lavoro, quindi non ha avuto tempo, non ha avuto modo di avere crolli psicologici, anche perché passare più 20% nella semestrale, penso che di lavoro ne abbia fatto. Intanto,
Mancano pochi minuti alla conclusione, mancano 3-4 minuti, dottor Paolo. Vuole aggiungere qualcosa per quanto chi volesse contattare Blue Line, magari chi vede la trasmissione su YouTube, sui social, come può fare a contattare Blue Line per entrare in contatto con voi? Sui contatti direzionali tra il sottoscritto e il responsabile commerciale, cioè facciamo qualsiasi tipo di fronting. Sto rivedendo il sito aziendale che sarà la nostra finestra, e quindi a breve diciamo il canale prioritario, cioè per entrare in contatto con la mia struttura sarà il nuovo sito web. A breve andremo live. E poi vabbè, i soliti canali direzionali, cioè il passaparola e via dicendo. Quindi a breve avremo un nuovo sito dove ci sarà il contatto con il responsabile commerciale, che ricordiamo si chiama dottor Stefano Monzani. Stefano Monzani, che salutiamo. Salutiamo anche. Che salutiamo anche. Quindi il sito sarà sempre www.bluelinecompany.it. Perfetto. Quindi avremo possibilità di vederlo a breve, rivisitato, ristrutturato, eccetera. Quindi è già... Certo, chiediamo anche a Giusy magari i contatti, qualora... Certamente, se volete trovarmi mi trovate su LinkedIn, quindi basta che digitiate il mio nome, mi trovate su LinkedIn, potete contattarmi quando volete. Ma anche il dottor Paolo è su LinkedIn, anche il dottor Paolo. Infatti, quindi... È un successo incredibile della Hilda su LinkedIn, quando... Grazie! Quando posta tutte le cose, quindi noi... vi rimandiamo, questa è l'ultima puntata della stagione, Giusy, vero? Sì, l'ultima puntata per augurare buona estate a tutti, in maniera tale che poi ci terremo compagnia con le repliche. Comunque abbiamo avuto un ospite d'eccezione, un'azienda di nicchia italiana che controlla un mercato molto affascinante dal punto di vista della filiera ESG, della sostenibilità. E vi rimandiamo a quest'estate, sempre il mercoledì, dove potrete rivedere anche questa puntata, alle 18.30 su Sky, canale 810, vero? Corretto, bravo Maurizio. E in streaming su www.welltv.eu, sui nostri social di Your Solution, di Restart, su Facebook e su LinkedIn, troverete le puntate e le repliche, dove potrete rivedere questi imprenditori che fanno ripartenza e fanno restart col vivo. Ringraziamo dottor Paolo, grazie di essere stato nostro. Grazie a voi, buone vacanze, grazie ai telespettatori, a presto. In bocca al lupo. In bocca al salmone. Buona grazie, crescita per la sua lupo. Azienda. Anche perché crepi la crescita lupo. Vuol dire impiego, vuol dire lavoro per le famiglie. Complimenti certo, dottore. Certo, assolutamente. Una buona estate di restart a tutti quanti, da Maurizio Poli, educatore consulente finanziario. Da Hilda. Da me, buona estate a tutti e buone vacanze. Riposatevi e ci ritroveremo nel prossimo autunno.